26 novembre 1970, Papa Paolo VI parte per un lungo viaggio in Asia e Oceania, con una tappa di alcuni giorni in Australia. Nel suo itinerario tocca l'Iran, il Pakistan, le Filippine, l'Indonesia, Hong Kong, Ceylon. Il 28 novembre, all'aeroporto di Manila, uno squilibrato armato di un pugnale aggredisce il pontefice, che riporta ferite leggere solo grazie all'intervento del segretario personale.